Cari amici di Sesto Fiorentino Com'era, benvenuti alla seconda puntata. La prima, dobbiamo dire, e la cosa ci piace molto, ha avuto grande successo, tante visite sia sul portale nostro di Sesto TV che sul sito che su YouTube dove abbiamo collocato il video. Oggi siamo alla seconda puntata e io devo soltanto fare una piccola premessa. Io ho un ruolo un po' particolare in queste cose. La conduttrice è Melania Pellegrini, che è quanto a noi. Mauro Conti è l'ospite di stasera, che, come abbiamo scritto nei titoli, pittore e molto altro. Ormai con Mauro ci si conosce da una vita, per cui sappiamo che è anche molto altro. E la cosa da dire, appunto, è questa, che il mio ruolo è un po' particolare, perché io non posso fare il conduttore neutro in questa trasmissione, perché le cose che si diranno, che abbiamo detto e che diremo, insomma, mi vedono anch'io protagonista di quei tempi, in sostanza, per questioni anagrafiche. Morale della favola, io farò una figura mista, per cui a questo punto io passo subito la parola a Melania, che introduce questa puntata. E in questa puntata parleremo inizialmente, soprattutto visto la presenza che abbiamo, di arte. La prima cosa che mi interessava sapere è come si viveva l'arte, salotti letterari, ci si muoveva tutti insieme per andare a Firenze a vedere una mostra, cosa esisteva a Sesto, cosa dava lo spunto agli artisti di Sesto di anche di prendere il pennello in mano. Negli anni 50 ci muovevamo 4 o 5 pittori di 20 anni, si prendeva tutti i sabati il 28 e si faceva il giro delle gallerie d'arte moderna di Firenze. E questa è l'unica cosa che ora non c'è più, non c'è niente che possa riportare a quei momenti. Come vi organizzavate? Si diceva oggi si prende, si parte, sì, o proprio un appuntamento fisso? Un appuntamento fisso, io e i miei 4 colleghi, alle 15 del sabato, perché lavoravamo fino a mezzogiorno del sabato, ci trovavamo in piazza Cinori, si prendeva l'autobus e si andava a Firenze a vedere una mostra di arte contemporanea, uno stile un po' più vecchio, uno più nuovo, uno addirittura un astrattista, e lì si sviscerava, ognuno tirava l'acqua al proprio mulino, perché eravamo tutti con le mani in pasta. Ecco, quindi già a quei tempi c'era già stata da parte tua questa... quest'inizio di arte, di pittura, di grafico. Sì, sì, sì. La prima mostra l'ho fatta nel 59. A Firenze o a Sesto? A Sesto, a metà scala c'è una porticina, a metà scala della soffitta. Sì. C'è una porticina bassa che io c'entravo per preciso. Allora, senti, fra l'altro si parla di Casa del Popolo di Colonnata, da dove noi si trasmette, dove abbiamo i nostri studios, a Colonnata negli anni 60 nacque un episodio, cioè diciamo una cosa che non è più stata ripetuta, io credo, nell'ambito artistico nazionale, la nascita della Galleria d'Arte La Soffitta. Io lavoravo a quell'epoca, nel 61, alla Colonnata, che era una delle più belle ceramiche di Sesto. Era insieme a me, a contatto di gomito nella pittoria della Colonnata, Mario Sensi. Mario Sensi sarà il protagonista della prossima puntata. Guarda come si intrecciano queste storie. Allora mi invitò a fare una mostra alla Soffitta, alla Casa del Popolo di Colonnata, non alla Soffitta, chiedo scusa. E io venne a vedere, lo spazio era quello che era, io c'entravo preciso, e si riuscì a organizzare una mostra nel novembre del 62. Io ero diventato babbo da pochi mesi, e difatti nelle fotografie che ricordano questa cosa c'è Leonardo, che ora ha 54 anni e che era in braccio. Grosso modo.
E lì fu la prima volta che nelle casse del popolo di Sesto Fiorentino venne organizzata una mostra d'arte. Sull'onda di questo, chiamiamolo successo, come dire, non un plauso che la mostra la vide anche a Firenze, no? Però ci si rese conto che nella casa del popolo si poteva fare anche questa attività. Allora vennero Enrico Fratesi, sì, e Piero Guarducci, che misero su questa struttura nuova che era la Galleria d'Arte La Soffitta. Perché Enrico Fratesi era il presidente della Casa del Popolo di Colonnata a quei tempi, e c'è un bellissimo quadro fatto al Matita da Giuliano Pini su Fratesi, su Enrico Fratesi. Sì. Sì. Ecco, dicevo, volevo allargare un po' il discorso, perché qui si sarebbe, cioè, via via che si toccano gli argomenti, praticamente ogni argomento varrebbe una trasmissione, e tanto noi siamo gli editori, per cui si può anche pensare di fare queste cose qui. Certo. Ma la cosa che mi interessava, e da qui si ritorna forse anche un pochino più indietro, è che a Sesto, a quei tempi, c'era una vita culturale complessiva. C'erano gruppi teatrali, certo, fatti anche lì da pittori, Piero XIII e gli altri. C'erano, cioè, c'era la libreria Rinascita, hai citato Piero Guarducci, che è stato l'animatore, Azelio Casati. Ecco, che clima era? Era un clima differente, c'aveva bisogno di queste cose. C'era il Teatro Niccolini che faceva il vernacolo, c'era il teatro di massa nel saloncino della sede di PC in Piazza Ginori, in cui Piero XIII e compagnia riuscirono a fare degli spettacoli, non solo lì dentro ma anche al Teatro Verdi di via Cavallotti. Erano altri tempi, in sostanza. Oggi ci se li sogna. Ora tu cammini sui marciapiedi e tu senti uno e dici ciao, ti cercavo, tu ti giri e quello c'ha il telefonino e sta telefonando alla Ganza invece che a te. Ma appunto, quindi ora, da qualche ragazzo che andava a vedere le mostre a Firenze, c'erano poi magari anche momenti per ritrovarvi, parlarvi di queste cose, cene, organizzavate anche queste cose? Cene magari no, perché Quattrini se ne aveva poche, ma discussioni tante. Venivate alla Casa del Popolo, che si faceva? Alla Casa del Popolo o alla Polisportiva in piazza 4 Novembre? Allora, la Polisportiva, questo è un tasto dolente che ci troviamo a vivere in questi periodi. Perché non è soltanto la Polisportiva, ma era quello che era associato alla Polisportiva, vale a dire il Giardino della Lucciola. Ecco, questo è un altro grosso. Ora, io, il vantaggio di Melania è che lei non ha vissuto queste cose, per cui credo che la sua curiosità sia maggiore di quello che si può dire noi. Sì, infatti ogni volta che proponete un nuovo nome, un nuovo argomento, mi interessa approfondire. A proposito della Lucciola. Io ho visto un filmato della Lucciola. Dove c'era una partita, cioè internazionale, una partita di pallavolo internazionale. Era la metà di settembre del 1953, quando a noi ragazzi, avevo 16 anni a quell'epoca, noi ragazzi frequentatori della Lucciola, ci venne comunicata una notizia strepitosa, che la società di pallavolo della Atletica Sestese, così si chiamava la squadra di pallavolo della Sestese, avrebbe giocato contro la nazionale degli Stati Uniti d'America. Era la metà di settembre quando questo avvenimento andò in scena. Allora, vale ricordare a quei tempi, Sesto Fiorentino veniva chiamata la Stalingrado d'Italia per la sua ortodossia comunista. E che c'era un clima generale di guerra fredda. E allora, come fu possibile, secondo te, questo incontro con gli americani, che poi, oltretutto, come si vede all'immagine, vennero ricevuti con tutti gli onori, fraternizzarono a tutti i livelli. Fuochi d'artificio, se no. Ma perché, secondo me, quando le cose sono nell'aria, si respirano anche. E il fatto non era tanto
che la se stesse fa al volo ospitava l'americano. Sì. Ma era il fatto in sé di dire di essere stati scelti per un incontro internazionale di pallavolo. Allora, io ho un po' una versione un po' blasfema di questa cosa, cioè nel senso che mi è stato detto, però non so se, che insomma, dato che era tempo di ferie, insomma la nazionale quella vera, la non c'era in giro, era in mare, era da un'altra parte, allora disse ma forse a Sesto, e c'è una banda di gente che rimane a Sesto, per cui forse, sì, forse lì ci sì, sono. Sì, può darsi, può darsi. Sì. E poi c'è un episodio gustoso, e bisogna tu me lo ridica perché è troppo bellino. Dai. L'episodio gustoso è questo, eravamo in circolo alla Lucciola e parlavamo di questo avvenimento. Come si farà, cosa vorranno, come faremo, che cosa diremo. E a un certo punto ci fu uno che disse, ma lo sapete che sulle maglie della nazionale di pallavolo degli Stati Uniti c'è scritto il nome del giocatore e dietro lo stato d'appartenenza. Tennessee, Massachusetts, Texas. E noi, allora Adriano Remorini, che il Signore l'abbia in gloria, disse, loro hanno Massachusetts e Tennessee, e noi ci scrive, Quinto Basso, Querceto, Salimbosco, perché erano i giocatori di Serie A della pallavolo se stesse, erano tutti se stessi. Anzi, quando dopo qualche anno venne il Romoli, con Salvo che era di Rifredi, ci sembrava un oriundo come oggi nelle squadre di calcio, stranieri della zona, era lo straniero. Allora sì, no, volevi, bisogna... quindi questa, cioè l'emozione di questi ragazzini che vedono una nazionale americana è rimasto fu una cosa straordinaria. Fu una cosa straordinaria perché anche loro si resero conto che erano in un luogo in cui loro non avrebbero mai messo piede nel mondo. Allora il primo set, non mi ricordo se lo vinse la se stesse. No, la se stesse perse 3-0, però il primo fu molto combattuto. Il primo fu molto combattuto perché gli americani giocarono come se stessi. Nel secondo e terzo set non ci fecero toccare palle. Aspetta, ma anche lì c'è l'attenuante da quello che mi è stato la giustificazione, anzi due giustificazioni. Uno, perché dissero che gli americani ancora erano già ben pasciuti e invece se stessi ancora facevano un po' la fame. Ma questa era la cosa secondaria. Quella primaria, e questa è vera, fu che per dovere d'ospitalità giocarono col pallone di gomma, mentre ancora per molti anni in Italia avrebbero giocato ancora col pallone di cuoio a pallavolo. Quindi la forza che doveva andare, le botte che tiravano, spesso e volentieri andavano fuori perché era più leggero. Dice, poi bisognerebbe sentire. Questa non la sapevo, a dire la verità non la sapevo. Io so un'altra cosa, è alla fine della partita, nella domenica di metà di settembre del 53, arrivò la notizia che Fausto Coppi a Lugano aveva conquistato la maglia iridata. E da Coppiano sfegatato come ero, questo mi fece immensamente piacere e mi fece anche lenire il dolore della sconfitta della se stessa. La Lucciola, oltre questo evento, negli anni ha ospitato anche altri eventi particolari? C'è qualcosa di qualche altro ricordo legato importante a questo posto? Il campionato posto? Nazionale di Serie A di pallavolo. Non è poco. Perché un campo molto bello, fra l'altro, in terra battuta. Era un campo perché la se stessa è stata per 10 anni in Serie A. Quindi, insomma, quindi era uno sport proprio sentito locale, da sentito. Se stessi, sì, sì. Quindi. Anch'io ho giocato a pallavolo, come le bestie, ma ho giocato. E poi la Lucciola è stata anche il giardino della Lucciola era fondamentalmente il luogo di ritrovo dei giovani se stessi dal primo maggio, infatti si faceva il corteo il primo maggio e poi si andava a aprire, a inaugurare la Lucciola, era un avvenimento. Certo. La differenza tra ieri e oggi, nel senso,
Ora eventi ci sono manifestazioni dal carnevale in piazza, ma all'epoca era più piccolina, Sester, come erano vissuti? Vi conoscevate tutti? Come erano vissuti? Certo, ci conoscevamo tutti, eravamo compagni di lavoro, perché a quell'epoca a Sesto c'erano più di 150 aziende di ceramica, che erano aziende di 10 persone e anche meno. E quindi il mondo nostro finiva tra Piazza Ginori e Piazza 4 Novembre. Per qualcuno finiva in Piazza della Chiesa, non per tutti, ma qualcuno. Comunque questi erano i tre luoghi di ritrovo. E poi c'era la Strada Nuova. E poi c'era lo struscio per la Strada Nuova, cosa che ora non succede più, e l'ho ritrovato invece a Siena. A Siena, in via di Città, c'è lo struscio come c'era per la Strada Nuova negli anni 50. Cioè, noi si faceva il giro e le ragazze andavano in una direzione, e gli uomini in contrario, in modo da incontrarsi. E giù occhiate e sguardi, occhiate e sguardi per vedere se venivano ricambiati, vero? E lì si creavano le situazioni dei pateracchi nostrani. E fu così che ho conosciuto la mia moglie, che purtroppo non c'è più da 3 mesi. Però sono ricordi che sono rimasti. Sì, che sono rimasti. Delle occhiate che ci si scambiava. Eravate giovani? Sì, avevo 18 anni. Tutta una vita insieme, dai Mario. Questi sono cose. Però già ricordarle è importante. Scusate. No, assolutamente. Oggi, per esempio, un altro anniversario, anzi domani l'altro, avrebbe compiuto 96 anni Alfredo Martini. E quindi ci ritorna un po' alla mente un po' tutta la nostra esistenza, capito? In sostanza. Anche perché ti sei stato un personaggio sia per il lavoro che hai fatto sia per la parte artistica, è molto conosciuto qui a Sesto. Sì, abbastanza. E poi tu sei anche un contradaiolo, fra l'altro. Poi sono un contradaiolo, ma non c'entra nulla con Sesto. Ma Siena tu la tirata fuori te per un parallelo sul discorso. Ah, sì, certamente. Scusami, tornando a discrezione del fatto che le nostre non sono trasmissioni paludate in cui ci si dice prima chi deve parlare, chi ha voglia di parlare, per cui a volte ci si intreccia, ma va bene lo stesso. No, perché volevo dire, a proposito dei cambiamenti di Sesto, io Sesto l'ho conosciuta così come oggi, con una banca importante nel centro di Sesto, nel cuore di Sesto, ma prima non c'era la banca. No, prima non c'era la banca. Ecco un mettere di nuovo il dito nella piaga. No. C'era un teatro. Sempre quindi ritornando all'arte. Che Teatro Niccolini, che ospitava feste da ballo e spettacoli in vernacolo toscano. Mi ricordo una volta di avere assistito da ragazzo a un concerto lirico. E quindi era uno spazio che i se stessi curavano, amavano. Una mattina ci si alzò e il Teatro Niccolini non c'era più. C'era una barrocciata di arcinacci e rizzati. Diceva, sì, dice, perché non era più a norma. Quando non sono a norma si butta giù. Direi, se il nostro grande regista ci manda lo sfondo dell'altra immagine che abbiamo, Sergio, grazie, ecco Sergio Campostini puntuale, ci ha mandato questa foto di sfondo dove si intravede dietro le nostre figure il teatro, cioè quello che era il Teatro Niccolini. Questa è Piazza Ginori qui a Sesto. Quindi le compagnie erano queste locali di Sesto No, venivano da tutta la Toscana. In massima parte erano gli attori di Grillo Canterino, che venivano con le loro
con le loro commedie. Sì, sì. Ma c'era uno spettacolo alla settimana, insomma. No? Quindi era molto viva, era sotto viva. Il punto di vista culturale era viva, viva Cassesto, certo, molto. Certo, certo, anche se parlare di teatro vernacolare si può dire, ma insomma, dice, non è mica, no, è non era mica Streller e no. Bertolt Brecht, però il teatro funzionava. E lì invece non solo abbiamo buttato giù il teatro Niccolini, ma per fare un monumento a Fosco Giachetti, attore di teatro e di cinema, abbiamo buttato giù un teatro e un cinema. Così tanto per fare. Per pari. E anche qui, non dico proprio come il Niccolini, perché il Niccolini fu una folata di vento a ciel sereno. Invece del Teatro Verdi si sapeva tutti, però nessuno fece nulla e ci siamo ritrovati senza teatro e con quell'orribile galleria Fosco Giachetti, che io l'ho intitolata Le cappelle di Commiato. In grosso modo sì, perché è triste davvero. Le cappelle di Commiato di Careggi sono esattamente come se uno scende le scalette che danno su via Gramsci. Sembra di essere alle cappelle di Commiato. Marmi e basta. La città che cambia, e spesso non è che cambia in meglio, anzi più delle volte c'è questa problematica qua, certo. E soprattutto cambia anche negli aspetti sociali della gente, certo. E quello è estremamente importante. Per esempio, il Teatro Niccolini ha lasciato il posto alla banca a Monte dei Paschi di Siena, un palazzo che è di una bruttura da fare spavento. Il mio amico Picerno diceva: il bello di il palazzo è che gli è brutto. Ora, se ripenso a quando sono stato stuzzicato su Siena, la sede centrale di Monte dei Paschi da Siena è in piazza Salimbeni e c'è tre palazzi strepitosi. Il Teatro della Limonaia, che è comunque un teatro da 100 posti, quindi è un teatro che svolge un suo ruolo importante, si è visto anche ultimamente in questo rapporto sulla Ginori, dove è stato riproposto. Noi fra l'altro abbiamo anche ripreso tutto lo spettacolo, perché uno spettacolo di quel tipo vale la pena poi farlo rivedere sulla storia della Ginori, però non c'è un teatro vero e proprio, mentre invece l'hanno recuperato a Campi, l'hanno recuperato a Calenzano, c'è a Scandicci e noi siamo rimasti un po' sull'idea che forse il teatro poteva essere recuperato nell'area di Loggia, ma da 5 anni è allo stato ancora nudo e ancora non credo che se ne faccia di nulla, in sostanza. Ma infatti io vedo che in questo, insomma, da quando io sono in Toscana vedo che il teatro in vernacolo sta riprendendo molto piede in molte compagnie, sia di giovani sia di meno giovani, ma sono tanti ora a cercare spazi per riproporre una cultura locale che secondo me è molto importante portare avanti. E quindi forse anche Sesto sarà bene che si ritorni in pista. Su questo mi dimenticavo, per onor di cronaca, sono state anche ospite nostre le amiche di Sesto Atto, che è quest'altra compagnia che c'è al Teatro De Martino, alla chiesa di Sesto Fiorentino, e anche loro fanno un'opera di recupero delle varie cose sul vernacolo importante, perché poi sono le nostre tradizioni, in sostanza. E quindi, diciamo, ora a Sesto rimane un po' di spazio per la mostra, ci sono, quelli ci sono, qualcosa. Spazio per le mostre c'è il Centro Verdi in via Bernini, e la soffitta. C'è un tentativo anche in Villa San Lorenzo, però sono questi tre. Tanto qualcosina si può fare, qualcosina insomma. Si può fare, sì. Io poi volevo
chiedere se potrà tornare in un'altra puntata a parlarci di quel... Io l'ho conosciuto in un'altra trasmissione, sempre un po' di tempo fa, che ci ha parlato dei posti di Pinocchio a Sesto. E quindi io penso che sia, possa essere un'altra bella puntata. Sì, sì. Di... Magari proprio studiandoci un po' una cartina e capire come, dove come, è nato Pinocchio. Come ti dicevo prima dell'inizio della trasmissione, ho riletto Pinocchio 10 giorni fa. Io me lo tengo come il libro capezzale, come si dice in francese, ora non lo voglio dire perché lo dico male, il libro d'uchevet o qualcosa di genere. Pinocchio ha un posto nel mio cuore che non potrà, non lo potrà togliere nessuno. Quindi vengo volentieri. E poi è importante per i sestesi, perché al di là di essere il burattino, in quanto Collodi lo chiama burattino anche se è una marionetta, è il burattino più famoso del mondo, ma è nato a Sesto. Quindi per Sesto com'era potrebbe sì, essere noi protagonista. Noi ci siamo lasciati scippare Pinocchio da Pescia, perché la mamma dell'autore di Pinocchio era di Pescia, ma stava a Firenze, a Sesto, perché il comune di Sesto arrivava fino alle Tre Pietre, e quindi la casa dove abitava Lorenzini era a Sesto. E quindi ora anche lì io non voglio fare un discorso retro, ma dice, come mai Collodi? Ma sembra, forse la sai la ragione per cui lui trovò lo pseudonimo di Collodi? Sì, perché il suo fratello era Paolo Lorenzini ed era il direttore della manifattura di doccia, e gli disse, chiamati in un altro modo perché io sono una persona seria e te sei uno scappato. Lui è quello che ci ha fregato come paternità di Pinocchio. Senti, Mauro, volevo finire perché si intravede lì nella foto che abbiamo dietro di noi, sulla destra, a quei tempi c'era uno spaccio della Hop, poi subentrò la libreria Rinascita quando si trasferì. No, si vede male ora, se il regista cambia inquadratura la vediamo. Sulla nostra destra, cioè dove ora c'è, eccola, ora lo vedi, sulla tua destra dell'immagine c'è quello sporto, diciamo così, che diventerà in futuro, negli anni 70, nel 73, la nuova libreria Rinascita, che prima era all'inizio di via Matteotti, e lì a quei tempi, dato che siamo prima del 1964, c'era ancora lo spaccio della Hoppe. Lo spaccio della Hoppe. Ecco, no, volevo concludere, ora al di là dello spaccio della Hoppe, qui prendo pretesto il fatto che ne faremo una apposta di come si è sviluppata la Hoppe a Sesto, e anche lì abbiamo tante storie da raccontare, volevo chiudere con il discorso sulla libreria, soprattutto con i due grandi che l'hanno creata, i Gualducci e Azeglio Casati, e cosa ha significato la libreria a quei tempi? La libreria Rinascita ai tempi miei, io mi ricordo quando era in via Matteotti, e Azeglio Casati, se ci fosse stato uno in cima a Montemorello e aveva bisogno di un libro, Azeglio Casati se lo metteva sotto i bracci e andava a portarglielo. Quindi è il punto di riferimento della mia crescita, non tanto alta, ma insomma un po' di crescita l'ho fatta da allora, in merito è anche della libreria Rinascita. Mi piace tantissimo conoscere questa storia proprio culturale di Sesto e vedere come Sesto non è soltanto appunto una periferia, un prolungamento di Firenze, ma quanto abbia veramente una sua storia importante, una sua storia reale e appunto di cultura, di persone che hanno imparato, hanno creato, perché poi appunto se si pensa a Pinocchio, ai pittori, perché poi di pittori ce ne sono diversi sestesi. A proposito di pittori, ora
non è un pittore, è uno scultore, ma tra 10 giorni si inaugura alla Soffitta e al Centro Verti di Via Bernini una mostra antologica di Antonio Verti. Antonio Verti è senza ombra di dubbio uno dei più grandi scultori del Novecento. Qualcuno potrà arricciare il naso dicendo che era troppo classico, ma io per esperienza posso dire che il saper fare una cosa non è mai deleterio. Se uno la deve saper fare, poi può fare anche un'altra cosa. E Antonio Verti è uno scultore di livello mondiale. Benissimo. Allora, lo riavremo con noi, sì, spesso, per Mauro, forza. Perché Mauro è una miniera di cose. Io continuerei a chiedergli cose ancora per ore e ore. Allora, intanto ringraziamo. Grazie, della presenza. Grazie a voi. E ci rivediamo presto. E noi vi si dà appuntamento alla settimana successiva con un nuovo episodio di questa nostra trasmissione, Sesto Fiorentino com'era e come oggi anche. Sì. Grazie a tutti. Ciao. Grazie e buona serata.